applauso. Presidente di Centro Democratico, ciao Bruno, noi ci conosciamo da tantissimi anni, ricordo una sola cosa importante tra tutte quelle che hai fatto, presidente della Regione Lombardia, io abitavo a Milano a quell'epoca e devo dire che hai lasciato un grande ricordo presso i cittadini lombardi. Oggi mi fa piacere rincontrarti in questa situazione, ci ricongiungiamo un po' nei nostri destini politici. Mi ha molto colpito la tua intervista di stamattina sul Corriere della Sera. Tre cose in particolare mi hanno colpito. Primo, quando sostieni diciamo che la politica economica del governo Draghi è stata un'ottima politica economica e condanni coloro che poi gli hanno negato la fiducia, Conte, Forza Italia e Lega. Seconda cosa che mi ha colpito, mi ha anche un po' emozionato, quando rispondendo a una domanda su Luigi Di Maio hai citato un grande papa, Papa Roncalli, Giovanni XXIII, che diceva a un viandante: non devi mai chiedere da dove viene, ma gli devi chiedere dove vuole andare. Bellissima risposta. Terza cosa, parlando delle elezioni del 25 settembre, hai detto: è una partita di sola andata. Perché? Bene, grazie. È strano ritrovarsi un po' emozionati. Dice, ma lui ne ha viste tante. E quindi non dovrebbe farsi prendere dall'emozione. Eppure ci sono delle cose nei momenti decisivi che si affollano, che ti chiedono di prendere posizione. L'intervento che ha fatto prima la nostra giovane amica è un richiamo a guardare al futuro, a guardare al futuro con la passione, la serietà, la compostezza che è assolutamente necessaria. Ora, Carelli ha già chiamato alcuni punti, ovviamente stamattina ci sarebbe anche da togliersi qualche sassolino, perché leggo di questa storia del simbolo. Io sono ancora democratico cristiano, solo che la DC è morta nel 1993 e ho dovuto cercare di continuare a servire il mio paese con disciplina ed onore, tenendo conto dei frati che si muovevano nel convento. Non potevo cambiare i frati io. E ho tenuto conto delle condizioni politiche che si sono determinate nel paese, tenendo fermo la testimonianza che ho imparato dai miei maestri, alcuni dei quali avevano fatto la resistenza, giovanissimi comandanti di quella stagione che è stata la base della nascita della Repubblica Italiana. Ora, questa operazione che facciamo oggi non è casuale. Luigi è più giovane dei miei figli, quindi è un passaggio generazionale, è un investimento sul futuro. E io e lui ci siamo frequentati nel corso di quest'ultimo anno e mezzo con una certa assiduità e ho potuto vedere le profonde modificazioni che sono intervenute. Guardate, rispetto a come è nato il Movimento 5 Stelle con il famoso Vaffa di Bologna, le mie distinzioni sono abissali. Io in quel periodo avevo il secondo blog in Italia dopo quello di Grillo. Ho chiuso tutto perché quello che chiedeva la rete era un soprassalto di insulti a cui non ero in grado di partecipare, perché io non sono fatto così. Magari dico delle cose taglienti, ma cerco di dirle con una postura e con un rispetto degli altri che è sempre assolutamente doverosa. Chi ha pensato che mettere insieme la somma delle proteste equivalesse a fare un'azione di governo si è sbagliato, perché le proteste vanno introiettate, capite, interpretate, ma poi la politica deve trovare il punto di sintesi. Se non c'è la sintesi, la somma degli interessi particolari non fa l'interesse generale. L'interesse generale, ovvero quello che i nostri padri chiamavano il bene comune,
nasce dalla capacità di individuare un percorso di governo, una linea di azione che sia capace di contemperare i diversi interessi e che guardi alla difesa dei più deboli. È naturale. Un sistema democratico deve avere degli obiettivi di questa natura. In questi giorni si sente dire che le democrazie sarebbero in crisi mentre perché le autocrazie sono più efficienti. Quindi Putin è efficiente. Anche Erdogan è efficiente. Ma il problema è che le responsabilità che noi abbiamo, la difesa delle democrazie, che sono prevalentemente quelle che hanno dato vita ormai da più di un secolo ad un'esperienza particolare, e che è il cuore della centralità dell'uomo. Noi non possiamo pensare che la regola della efficienza garantita dall'autocrazia passi attraverso la sopraffazione, specie della sopraffazione del più debole. Questo è inaccettabile. Quindi io difendo le ragioni dell'Occidente, le ragioni della cultura democratica, le ragioni dell'Europa. E quando guardo a quello che è accaduto in Ucraina, e Luigi questa cosa la sa bene, mi viene in mente la battaglia che fece un grande europeista, quello che è alla base della rinascita italiana, Alcide De Gasperi, che nel 1950 diede vita ad un patto con i francesi e con i tedeschi e con gli altri tre paesi che avevano dato via al primo nocciolo dei sei paesi dell'Unione Europea, alla CET, Comunità Europea di Difesa. Ecco, se quel percorso fosse stato continuato e non bocciato dall'Assemblea Nazionale Francese, lui sarebbe morto ugualmente, perché morì 19 giorni prima che il Parlamento negasse, Parlamento francese negasse la conferma della CET. Ma la Comunità Europea di Difesa era un'anticipazione di quello che sarebbe accaduto nel corso dei decenni successivi. Non avremmo forse avuto bisogno di intervenire come stiamo intervenendo a difesa degli occupati, a difesa dei resistenti. Se c'è una cosa che mi ha ferito in queste settimane è pensare che si è sollevata una questione di principio, e qui l'ha fatta l'ex presidente Conte, sul tema delle armi o della loro qualità. E quindi noi in realtà guardavamo con fastidio la resistenza ucraina. Diceva: ma cosa fanno quelli? Ma cosa si permettono di fare? Tanto moriranno ancora di più. E quindi pensavamo di fare una fornitura di freccette contro i bombardieri russi. Questo, aver pensato queste cose, è un insulto all'intelligenza umana. E se noi non avessimo avuto le armi degli angloamericani non sarebbe mai nata la Repubblica Italiana. Il mio maestro Giovanni Albertino Marcora, che è stato uno dei capi della Repubblica della Valdossola, queste cose me le spiegava in interminabili serate nelle pizzerie romane quando io ero il suo braccio destro al Ministero dell'Industria. Quindi pensare alle freccette mi viene da pensare alla debolezza dell'intelligenza, alla debolezza della cultura, alla debolezza della solidarietà. Dovremmo avere nei confronti del popolo ucraino il rispetto di un resistente. Le armi offensive sono quelle di chi è entrato in Russia, le armi difensive sono quelle di chi difende con la resistenza la propria patria, i propri luoghi di origine. Questa è la grande distinzione, che non è intellettuale, è pratica, è concreta. Allora vediamo di non sbagliare su queste cose. E il fatto che Svezia e Finlandia siano arrivate a chiedere l'ingresso nella NATO, loro che erano confinanti del regime di Stalin, vuol dire che hanno ritenuto Putin più pericoloso di Stalin. Se no, non avrebbero fatto questo passo. Se hanno fatto questo passo, vuol dire che c'erano delle ragioni decisive. E allora, da democratico cristiano, fondatore del Centro Democratico, si ironizza sul fatto che questa legge elettorale che io non ho voluto, io sono ancora orfano della legge elettorale proporzionale con le preferenze, perché non è che venivo eletto perché mi votavano nel mio condominio, venivo eletto perché mi votava nel mio collegio una parte consistente di elettori, scrivendo il cognome sulla scheda, con la loro matitina,
non è che si sbagliavano, non è che dice, ma abbiamo creduto di votare per un altro, no, era votare proprio. Allora, quel simbolo è il frutto di quella stagione, si chiama diversamente, ma è il frutto di quella stagione. E ma vadano a chiedere a Calenda che cosa, qual è il simbolo che utilizza in vista delle elezioni politiche. Va a raccogliere le firme lui? No, dice utilizzi il simbolo di più Europa. E come origine il simbolo di più Europa? Nel 2018 il simbolo di più Europa non esisteva. L'ho inventato io grazie alla presenza di Centro Democratico. E quindi, per la proprietà transitiva, se non ci fosse stato Centro Democratico, neppure Calenda potrebbe candidarsi. Quindi, siccome stamattina ancora un'agenzia mi chiedeva qualcosa sul punto, non chiedetemi più nulla, vi ho fatto il riassunto preciso di come sono andate le cose. Con Luigi abbiamo costruito un percorso politico, rispettosi delle nostre diversità, e giustamente ho citato questa frase di Papa Giovanni perché è giusta. Se tu vuoi avviare un percorso e non hai pregiudizi, devi definire con i tuoi interlocutori dove vogliamo andare. E io su questo punto non ho dubbi che Luigi la pensa come me o che io la penso come lui. Noi siamo europeisti convinti, lo siamo proprio, e guardiamo al futuro dei nostri figli o dei nostri nipoti pensando che l'Europa è l'unica collocazione possibile per la questione demografica. Quando Aurelio Peccei, e lo dico alla mia giovane interlocutrice, scriveva per il Club di Roma il manifesto sulla salute della terra, era solo 50 anni fa. In 50 anni noi siamo passati da 2 miliardi e 9 a 8 miliardi sulla terra. E quindi porre la questione del ruolo politico dei continenti in un contesto del tutto diverso è porre una questione esistenziale. E qualcuno, a destra soprattutto, ogni tanto lumeggia l'idea di tornare verso spinte nazionaliste, come se potessimo fare da soli. Ma non vi rendete conto che è un'illusione stupida e senza prospettiva? Nel G20 che ci sarà tra 30 non ci sarà spazio per nessun paese europeo singolarmente preso, per la legge dei grandi numeri. Già oggi al G20 partecipa il Brasile, che era una colonia portoghese, e partecipa l'Indonesia, che era una colonia olandese, ma non c'è traccia nel G20 del Portogallo e dell'Olanda. E così non ci sarà traccia nel G20 né per l'Italia né per la Germania, ma per l'Europa sì, per l'Europa che è capace di dialogare con il resto del mondo e che sa trovare la risposta anche con integrazioni di carattere generazionale e anche di razza, di culture, con popoli che vengono da altre realtà del pianeta. È inevitabile che sia così, perché voi dovete guardare le statistiche sull'andamento demografico per capire che noi fra 20 anni rischiamo di essere scesi a 50 milioni. E se questa è la prospettiva, si capisce, e basta vedere quanti sono le scuole elementari che sono chiuse. Qui c'è una collega che queste cose le conosce perfettamente, e basta guardare, anche la mia è stata chiusa, evidentemente non c'è più, perché, e quelle che sono rimaste aperte perché hanno i bambini che vengono da altri paesi, che sono venuti in Italia, magari di prima generazione o di seconda, ecco lì, sono quei bambini lì che tengono aperti le scuole, che numericamente dovrebbero essere chiuse. Quindi questa idea dell'Europa, che però deve fare dei passi in avanti, ma li ha fatti col Covid, ha lanciato questa idea del Next Generation EU e ha messo per la prima volta il debito in comune, facendo una scelta di campo strategica, quando i paesi frugali dicevano ma noi non ci fidiamo dell'Italia perché è un paese indebitato. E l'Europa ha fatto una svolta importante, decisiva, certo, sospinta dalle difficoltà del Covid. Ma anche la guerra può essere la stessa cosa, quella che spinge verso un Next Generation EU 2. Ma allora ci sarà bisogno di far che cosa? Di fare in modo che l'Europa possa arrivare attraverso percorsi decisionali precisi ad assumere le responsabilità, non a pensare di nascondersi come vorrebbe Orban dietro il voto unanime. L'Ungheria di Orban pensa di stare lì per succhiare qualcosa, ma poi tresca apertamente con Putin e cerca di giocare una partita che è vecchia. Allora, a chi come le mie generazioni hanno sofferto per l'invasione di Praga
di Budapest prima, di Varsavia, di Praga, ci viene un po' da star male a guardare come chi vive in quei paesi, adesso anche i polacchi hanno cambiato linea, ma perché è stata invasa l'Ucraina. Prima anche loro dialogavano con Orban come se questa fosse la linea vera dell'Europa. No, quella è i nostri italiani che tifano per loro. Sappiamo chi sono le destre italiane. Le destre italiane sono quelle che hanno in mano quel polo, perché Berlusconi ha l'amicizia con Putin, ma di liberal democratico non ha più niente, non c'è più un capello di liberal democrazia in testa. Quindi allora, ecco perché è un passaggio epocale. È un passaggio epocale il 25 di giugno prossimo. Ci gioca il 25, vedi che mi ha fatto sbagliare. Stavo ancora pensando alla Rebuffoni che ha parlato prima, che ha detto delle cose intelligenti. Il 25 settembre prossimo sarà un passaggio epocale, noi dobbiamo essere dalla parte giusta, non dubito che sarà così. E quindi lo dobbiamo fare nell'interesse del Paese. Qui è stato ricordato il risultato straordinario del governo Draghi, che posso anche definire il mio amico Draghi, perché lo conosco da 40 anni. E con la crescita del PIL del 3,4, e per la prima volta dopo Prodi scende il deficit. Sono due gli elementi su cui bisogna guardare. La crescita, che è la seconda nel mondo dopo il Canada, in quest'ultimo trimestre, e il calo del deficit. Quindi vuol dire che la linea era giusta, non era sbagliata. Casomai va incrementata, ma quello vuol dire che noi dobbiamo gestire al meglio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dura non poco, va avanti fino al 31 dicembre 2026, che vuol dire i 4/5 della legislatura che si apre. Come si fa a dire che non c'è bisogno del metodo Draghi o della ricetta Draghi? Ma se l'impostazione del PNRR rovescia le impostazioni con cui l'Italia utilizzava i fondi strutturali europei, il dato sull'ultimo sessennio 2014-2020 porta l'Italia a doversi vergognare. Avevamo 47 miliardi da impegnare, ne abbiamo impegnati in 6 anni 21,2 e ne abbiamo spesi 4,2. Allora casomai c'è da interrogarsi su dove stanno le regioni, dove stanno i comuni, dove stanno i ministeri che avevano il dovere di fare le cose e non le hanno fatte. C'è un problema grande come una casa che riguarda la pubblica amministrazione e la qualità della spesa pubblica. Questo è il punto, perché quelle sono spese per investimenti. Non possiamo pensare di farcele attribuire per poi usare come meccanismo per la spesa corrente. Ah, ma le abbiamo usate per sostenere i lavoratori socialmente utili, sì. Non funziona così. Per chi ha bisogno di sostegno si deve trovare un meccanismo adeguato, il reddito di cittadinanza con i dovuti accorgimenti e i dovuti controlli, ma un moto di solidarietà ci deve essere. Ma non si possono confondere i piani, guai a confondere i piani, guai a mettere in evidenza che le spese per investimenti possono essere sostituite da spesa corrente, perché vuol dire perdere il controllo della finanza pubblica, e questo non ce lo possiamo permettere. E qui la diversità della destra, ho visto dai programmi che la destra dice pensioni, beh, è arrivato Berlusconi che una milionata non la lega nessuno, flat tax, spesa pubblica corporativa, e queste cose qui, sapete dove porta? Dice, ma Letta dice vuole le tasse. Queste cose qui invece portano al default. Questo è il punto. Non per nulla, i teorici dell'uscita dall'euro erano tutti amici di Salvini. Conoscete l'onorevole Borghi? Conoscete il senatore Bagnai? Allora andate a rileggere quello che hanno scritto. Esaltando il modello argentino, sul punto specifico c'è stata una caduta molto pesante anche di Grillo. Mi dispiace, ricordate quando anche lui ha avuto l'ardire di ricordare che siccome il nostro debito è in parte estero, basta non restituire i soldi che abbiamo preso dall'estero, il problema è risolto. Come hanno fatto gli argentini? Ma gli argentini hanno fregato per la prima volta anche 500.000 italiani che avevano pensato di sostituire i bot con i bond. Sono rimasti fregati, non hanno visto nulla, polverizzati. Dopodiché l'hanno potuto fare una volta, la seconda volta era tutto debito argentino, quindi si sono trafitti da soli.
Allora noi dobbiamo avere i conti in regola, non perché ce lo chiede l'Europa, perché un equilibrio di bilancio è necessario se vogliamo immaginare di dedicare le risorse spese oculatamente nella direzione degli obiettivi, dei grandi processi che vogliamo portare. Quindi allora, ed ho finito, PNRR, non abbiamo tempo per parlare di cose inutili, rinegoziazione con l'Europa, dobbiamo fare le cose che sono scritte in quel piano e dobbiamo già concorrere a fare 55 azioni da qui al 31 dicembre di quest'anno, senza delle quali i 21,8 miliardi che sono l'assegno che ci spetta non ci spetterà, anzi dovranno cominciare a pensare come restituire quelli che già abbiamo ricevuto, perché non funziona come i fondi strutturali, funziona il PNRR, funziona come un SAL, stato di avanzamento lavori. Tu fai le cose per cui ti sei impegnato, io ti pago. Non le fai, tu devi restituire quello che hai ricevuto. Mi pare poco, non è default questo? Non vuol dire portare i libri in tribunale? Vedete voi come volete spiegare questa cosa? Non è difficile spiegarla agli italiani, perché pensano, loro sanno bene che quando l'economia familiare o l'economia domestica viene guardata in una certa maniera e quella dello Stato invece viene guardata in maniera più lassista, le conseguenze poi diventano molto gravi, ma lo sanno già e quindi basta ricordarglielo. Allora, la posta in palio dunque è molto alta. E quello che abbiamo il 25 di settembre è davvero non un cambiamento degli assetti di potere, che possono essere sempre salutari, è proprio un cambiamento di impostazione politica per il nostro Paese, perché è un risultato a favore della destra che dica l'onorevole Meloni, collocherebbe l'Italia fuori dalla prospettiva europea. Sono tutte le loro frequentazioni, sono loro che hanno spiegato come l'euroscetticismo sia il fondamento della nostra presenza, cioè una presenza furbetta, non una presenza da padri fondatori, ma se è furbetta lo sanno anche gli altri. E non c'è uno spazio quindi di prospettive, quindi ci dobbiamo rinchiudere in casa nostra. E poi l'amicizia transatlantica appare molto strumentale, quella che si evidenzia oggi nel fatti è che il voto che è stato dato di sfiducia a Draghi viene da forze che hanno un dialogo profondo con Putin. Questa è la realtà delle cose, poi potete chiamarle come volete, però è così. Quella di Berlusconi è conclamata. E mi si dice che si sia arrabbiato molto quando il presidente Fico ha invitato Zelensky alla Camera. Quindi le amicizie di Salvini sono state così evidenti che quando è andato a trovare quel sindaco ai confini polacchi si è visto presentare la maglietta storica, quella con cui lui diceva che poteva scambiare un mezzo Putin per due Mattarella. Allora, non abbiamo niente da imparare da questo. Bisogna solo spiegare agli italiani che è così. Bisogna spiegarlo. Ci vuole pazienza, ci vuole prudenza, ci vuole postura e Luigi ce l'ha. Quindi io confido che questa operazione politica che andiamo a fare possa avere un risultato molto importante, non per noi personalmente, che non abbiamo molto da rivendicare, nel senso che io avrei potuto chiudere bottega, non perché ci si possa dimettere dalla politica, come insegnava il professor De Mita, lo dico dal punto di vista del prof in politica, dalla politica non ci si dimette, quindi si può smettere di avere un ruolo, ma non ci si dimette dalla politica. Non mi sarei dimesso anche se avessi smesso di essere in prima linea a fare comunque una battaglia, perché la politica ce l'ho nel sangue e quando di fronte a me si sono appalesate delle possibilità di fare qualcosa di diverso, sì, ho fatto anche un periodo di attività professionale, tra l'altro molto retribuita, ma devo dire che non mi sentivo realizzato. Dentro di me c'è quell'istinto al servizio della politica, per cui certamente non mi sono arricchito e di questo sono molto orgoglioso, del servizio che ho reso al Paese. Però credo che, soprattutto pensando ai più giovani, questa sia la strada giusta, perché se noi pensiamo di servire gli altri lo dobbiamo fare con assoluta trasparenza, non con ambiguità. Di fidare sempre di chi pensa di confondere l'impegno politico con il denaro. Se è così vuol dire che è fuori strada. Potrei citare Sturzo, ma non lo faccio, per dire
diffidate di quelli che entrano in politica e sono troppo ricchi. Non perché io abbia un ostracismo nei loro confronti, ma perché potrebbero confondere gli interessi generali con l'interesse proprio. D'altro canto l'avvocato Agnelli, la cui memoria è irresistibile, spesso diceva che l'interesse della Fiat era l'interesse dell'Italia, o meglio diceva l'interesse dell'Italia corrisponde all'interesse della Fiat. In quel caso potrebbe anche essere un gesto di generosità, ma molti pensano invece che l'interesse del paese corrisponda col proprio interesse personale, e questo non deve essere consentito a nessuno. Per cui andiamo avanti su questa strada e penso che avremo successo.